mio sogno è portare il trasformismo in tutto il mondo. E sono qui per mettermi in gioco e per dare valore alla mia arte e anche far conoscere che sono anche un cantante, un animatore, uno showman, un pianista. Perché è la mia professione, quindi porto in giro il mio spettacolo in eventi privati, in eventi pubblici, coinvolgendo il pubblico. Quindi cerco di far conoscere la mia persona e la mia arte. La mia famiglia e i miei amici non mi hanno mai ostacolato, anzi mi hanno dato sempre carica e forza. Chi mi ha ostacolato, chi era scettico, sono gli organizzatori. Io sono Paolo. Dovevo andare, ti amo. Va bene, fa presto, balliamo. Ciao a tutti, sono Pupo. Tu gelato al cioccolato. Ciao a tutti da Pupo. Sono qui per vivere un'altra nuova avventura. Un'altra cosa da raccontare ai nipoti quando sarò vecchio. Sono un mentalista professionista. Ho iniziato a fare questo mestiere da quando avevo 16 anni. L'ultima bella avventura è stata lo spettacolo teatrale Forma Mentis, che ha dato a me e alla produzione delle belle soddisfazioni. Il mio record massimo è stato un pubblico di 6.000 persone. Sono sempre stato circondato da persone che hanno molto creduto in me. Probabilmente più di quanto io stesso creda in me. Convivo con la mia compagna Luana, con la quale abbiamo fatto un figlio stupendo, Daniele. Mi piacerebbe far vedere a mia madre quello che faccio ora. Io sono Aldo. Sì. La parola che tu hai in mente è per caso un animale? Il dromedario. Grazie. Allora vorrei che tu pensassi ad una domanda. Oddio, sì. Già è entrato? Sì. Oddio, sì. È entrato. No. Senti, fammi un favore. Scrivi la tua domanda senza farti vedere da nessuno. Vai. Puoi leggere a Martina ad alta voce quello che ho scritto io? Lui ha scritto: sono piuttosto sicuro che la tua prima chance ti è stata data a Firenze, a Piazza San Marco. E per questo ringrazierai sempre Giordano Ricci o Ricco. Non so. Ci siamo? Mi sto emozionando. Vai.